Continuiamo con la tesi di Deborah D'Angelo, Paesaggi di carta, e il relatore professor Giuseppe Biagetti. Lavoro lungo, preciso, dettagliato. La Deborah propone una tesi che parla diciamo, di paesaggi di carta. È un progetto dedicato all'osservazione e al riconoscimento della natura arborea nel nostro territorio. Parte dall'analisi di libri e guide identificative presenti sul mercato, per andare poi a sviluppare una collana di libri per bambini dotata di elementi divulgativi e di una parte ludica composta dalla cartotecnica. Rappresentare in questo modo, con il papercraft, gli esemplari vegetali, è richiesto di capire come realizzarne la struttura attraverso la prototipazione rapida. È stato necessario attuare una geometrizzazione degli stessi, che tuttavia non ha voluto essere eccessivamente invasiva, ma rispettare il più possibile le forme varie ed armoniose della natura. Si prevede lo sviluppo futuro di altri numeri, in quanto la collana mostra i caratteri di combinatorietà fra i vari elementi tridimensionali e lo spazio di gioco. Il progetto ha richiesto di pensare all'ottimizzazione dello stesso ai fini della produzione industriale e mantenendo un'impronta ecologica di fondo. Deborah ha avuto la possibilità, grazie a questa tesi, di interagire con professionisti del settore che hanno inizialmente massacrato e guidato la sua progettazione verso una realizzazione che poi, come vi racconterà Deborah, è pronta per la produzione industriale. Grazie. Buongiorno a tutti, ringrazio il mio relatore per l'introduzione. La mia tesi è intitolata Paesaggi di carta, in quanto il progetto prevede una collana di libri per bambini e vuole formare la coscienza rispetto degli stessi nei confronti dell'ambiente che li circonda, ma anche permettergli di interagire con i paesaggi creati con la tecnica del papercraft, di cui parleremo in seguito. La collana è dedicata alla natura arborea autoctona italiana e si compone sia di un aspetto educativo e divulgativo attraverso la presenza di una guida illustrata che spiega come identificare determinati esemplari di alberi, e sia di un aspetto ludico attraverso la presenza appunto, di un gioco papercraft da montare. E in commercio esistono diversi libri divulgativi per bambini, dedicati alla natura e agli alberi, naturalmente, però la mia ricerca mi ha portato a constatare una carenza di guide identificative, appunto dedicate al riconoscimento degli alberi, mentre per il pubblico adulto ne esistono di ogni tipo. Quindi questa motivazione, insieme all'interesse personale, mi ha dato l'idea per iniziare questo progetto, la cui finalità è quella di fornire anche ai bambini uno strumento per imparare a riconoscere il paesaggio. In Italia abbiamo la più alta biodiversità in Europa, e abbiamo oltre 8.000 esemplari solamente fra le specie autoctone, quindi escludendo tutte quelle che sono state importate nel corso dei secoli. Fra tutta questa grande varietà naturale ho scelto di concentrarmi proprio sulle specie arboree, perché sono gli esemplari naturali che, grazie alla longevità e alla grandezza che possono raggiungere, arrivano a essere degli elementi costanti nel paesaggio, come ci ricorda Tiziano Fratus in questa citazione. La superficie del nostro territorio è ricoperta al 25% di superficie arborea, sono circa 7,6 milioni di ettari. E tra questi abbiamo circa 100 esemplari di specie esotiche e circa 150 di specie invece native d'Italia, che sono quelle su cui appunto la collana si concentra, queste ultime. E questo è uno studio che è stato eseguito dall'Università di Camerino insieme a oltre 50 ricercatori e raccoglie tutta l'attuale flora nativa italiana. È aggiornato al 2018 ed è stato il punto di partenza che mi ha permesso di selezionare le specie da trattare nella collana. Una volta estrapolate da qui le specie arboree, ho proceduto attraverso altri criteri. Il primo è stato decidere di dedicare ad ogni numero della collana un gruppo di esemplari con la stessa tipologia di foglia, in quanto dalla ricerca è emerso che la foglia è per eccellenza l'elemento macroidentificativo. Questi sono i sei gruppi individuati per i numeri della collana. E l'esemplare che è stato realizzato riguarda il gruppo delle foglie incise, quindi le foglie palmate e lobate.
secondo criterio è stato quello di scegliere all'interno di ogni gruppo piante con generi più diversi possibili fra di loro, e questo mi ha permesso di selezionare piante che fossero meno imparentate fra loro e quindi con differenze più evidenti ai fini del riconoscimento anche per il pubblico appunto più giovane. Ho cercato anche di scegliere quando possibile un numero di esemplari abbastanza equo per ogni categoria di altezza, in quanto gli alberi in natura si possono ritrovare in 4 categorie di altezza. Abbiamo dai piccoli alberi agli alberi di prima grandezza ai più alti. Questo mi ha permesso poi nei paesaggi in papercraft realizzati successivamente di mantenere una certa dinamicità, e infatti nei modellini si possono notare le 4 scale d'altezza utilizzate. Infine ho cercato di preferire gli alberi più diffusi all'interno del territorio italiano per dare attraverso la collana un panorama il più possibile completo. Per quanto riguarda il target di riferimento, esso è quello dei bambini dagli 8 agli 11 anni, in quanto, come sostiene Valentina Rossi nel suo articolo La scienza spiegata ai bambini, a quest'età il lettore è sufficientemente autonomo e ha il naturale desiderio di sperimentare. Inoltre, a quest'età può essere trattata qualunque disciplina scientifica, quindi anche la botanica, e ho potuto inserire nei modellini papercraft degli elementi cartacei più piccoli e un livello di costruzione più complesso rispetto a quello che avrei dovuto attuare per un bambino più piccolo, anche se comunque rimane un processo di costruzione guidato. Per la progettazione della collana mi sono documentata anche sul mondo della divulgazione scientifica per bambini e ragazzi, che è uno strumento che serve per trasferire nozioni scientifiche a seconda del target interessato, quindi con il giusto tono, in modo che sia appetibile per il target interessato. Mi sono chiesta cosa rendesse efficaci i testi di questo tipo e ho analizzato i pensieri di 2 ricercatori e docenti, che sono Christine Pappas e Daniel Jacobi. Secondo il primo, è fondamentale per questi libri presentare il tema trattato, per esempio attraverso un'introduzione, descrivendone le caratteristiche principali e sintetizzandolo, ma sono anche di valore aggiunto al libro appendici, espansioni o eventuali approfondimenti. Secondo Daniel Jacobi, invece, è importante utilizzare un linguaggio che non sia né banalizzato né troppo complesso, ma mantenere un linguaggio semplice con l'introduzione della terminologia scientifica spiegata poi in un glossario. Daniel Jacobi ritiene la metafora uno strumento importante per avvicinare il fenomeno scientifico al mondo conosciuto e quotidiano del bambino. E inoltre illustrazioni e fotografie possono affiancare il testo e fornire informazioni aggiuntive. Infine, il carattere di questi libri è quello di non avere una lettura lineare, ma di lasciare libero il bambino di creare il proprio percorso di interesse. Infine, è fondamentale per questi libri il carattere di interazione che viene creato col lettore. E infatti il lettore viene spronato a osservare, a giocare e a sperimentare per un apprendimento più efficace. Ho unito i pensieri di questi 2 ricercatori per poi traslarli alla mia ricerca, e attraverso questo ho potuto analizzare una serie di guide al riconoscimento degli alberi presenti sul mercato e con dei criteri di lettura appunto emersi da questi pensieri. Questi sono alcuni esempi di guide, e la maggior parte erano dedicati appunto a un pubblico adulto, alcune erano dedicate ai bambini. Questa operazione mi è servita per individuare caratteristiche utili da eventualmente riproporre nel prototipo oppure criticità da risolvere. Ho riscontrato che nelle schede spesso era presente incompletezza nelle informazioni riportate e poca chiarezza. Pertanto ho cercato nelle schede progettate di mantenere un sistema che fosse coerente. E qui vediamo un esempio delle schede progettate nel libro.
Un'altra problematica individuata è stata quella del linguaggio spesso complesso e articolato, e ho pertanto mantenuto un linguaggio semplice come suggerito anche da Daniel Jacobi e Christine Pappas. Ho introdotto quindi al tema dei vegetali e alle tecniche di identificazione degli alberi e segnalato i termini scientifici in bold, che sono poi spiegati in un glossario finale. E ho anche utilizzato la metafora in diversi casi, per esempio per mostrare la somiglianza fra le forme delle foglie e oggetti di uso quotidiano o forme geometriche. Un'altra problematica rilevata è stata quella che spesso informazioni da reperire con rapidità erano in realtà da ricercare all'interno di un lungo blocco di testo. Ho quindi cercato di ridurre al minimo il testo e di traslare alcune tipologie di informazioni, come per esempio la morfologia dell'albero o l'area in cui esso vive, a icone e cartine, quindi utilizzando il linguaggio visivo. Dovendo progettare una guida identificativa, ho analizzato, viene stampato su 3 fogli formato 70-100, sia per quanto riguarda la fustellatura, che è stata corretta da un cartotecnico al fine che ogni elemento fosse possibile da riprodurre poi industrialmente. Questo ha permesso di economizzare i costi di produzione e evitare sprechi. La collana vuole avere anche un'impronta ecologica e viene stampata su carta contrassegnata FSC e, se stampata con inchiostro adeguato, è al 100% riciclabile, in quanto non sono previste nobilitazioni come ad esempio la plastificazione, che invece la renderebbero non riciclabile. E in futuro mi piacerebbe poter realizzare i restanti numeri della collana e attuare anche dei playtest per capire cosa può nascere da questi spazi di gioco. Grazie a tutti per l'attenzione. Deborah, grazie. Io volevo chiederti se hai fatto dei playtest e quali sono le osservazioni che hai ricavato. Sì. Sono stati eseguiti delle prove per quanto riguarda il montaggio dei modellini, quindi per verificare se i bambini di questa età fossero in grado di costruire gli elementi. E per quanto riguarda invece la prova del gioco complessivo, questa non è ancora stata attuata, in quanto mancano da realizzare i restanti numeri che consentono la creazione del paesaggio completo, insomma. E però potrebbero essere realizzati dei playtest di due tipi, sia per quanto riguarda laboratori in cui vengono costruiti questi modelli, sia per quanto riguarda magari delle gite appunto nella natura, magari con l'affiancamento di una guida forestale per l'utilizzo appunto della guida. Quindi sì, mi piacerebbe. Io più che una domanda, una curiosità. Chiaramente hai citato le diverse tipologie di illustrazione scientifica. Sì. Illustrazione fotografica, mm-hmm. più ricorrente alla fotografia, oppure alla schematizzazione estrema. Volevo capire un po' tu siccome si tratta proprio di riconoscere forme naturali, sì. Che tipo di ragionamento hai fatto e come ti sei approcciata a questo problema? La schematizzazione di una forma naturale. Sì, allora, naturalmente le forme naturali presentano una variabilità che è infinita e quindi la rappresentazione non è semplice. Nel mio caso si trattava di rappresentare queste forme sia a livello di illustrazione sia a livello dei modellini papercraft. E allora, per quanto riguarda l'illustrazione, ho cercato di quando possibile di osservare gli esemplari dal vivo e ovviamente l'illustrazione cerca di essere fedele alle forme naturali, ma come già detto è difficile rappresentarle proprio nella loro complessità. E inoltre
Credo che per realizzare un'illustrazione che sia veramente scientifica sia necessario attuare una tipizzazione, cioè osservare più forme della stessa specie per meglio comprendere le caratteristiche tipiche. E, per quanto riguarda il papercraft, questa è una tecnica che richiede una notevole geometrizzazione, quindi la difficoltà è stata proprio cercare di non rendere questa geometrizzazione troppo invasiva, ma cercare comunque di dare un'armonia a queste forme. E spero di aver risposto. Grazie. Grazie. Mi parli dei fori all'interno delle fustelle? Sì, allora, la problematica. Per quanto riguarda la forma complessiva non c'è alcun problema ai livelli della realizzazione. Le forme interne sono state appunto corrette con l'aiuto di un cartotecnico al fine che fosse possibile realizzarle senza alcun problema, e quindi quelle attuate adesso sono riproducibili senza problemi, insomma. Grazie.